Bella, ciao, sono Michelangelo e niente, cominciamo. Cioè, questo video spiegheremo perché Telegram è bello e perché Telegram è migliore di WhatsApp. Anche se non c'è bisogno di spiegarlo in realtà, però vabbè. Sta dicendo tutto lui, non devo aggiungere nient'altro. Telegram è meglio di WhatsApp, motivo numero uno, pesa la metà. Telegram può essere utilizzato su più dispositivi in contemporanea con lo stesso account e puoi utilizzare più account sullo stesso dispositivo senza avere tipo WhatsApp web. Che devi appoggiare il telefono in parte al computer non va, quindi spiegami a cosa serve WhatsApp web. Vabbè. Telegram invece puoi utilizzarlo su un PC senza avere un telefono per forza. Tu puoi cancellare le cose dal telefono e risalirne comunque su Telegram e potrai riscaricarle tutte le volte che ti serve o addirittura visualizzarla online in alcuni casi. Allora, Telegram può ricevere innanzitutto qualsiasi tipo di file, a differenza di WhatsApp che non ne supporta la metà. Telegram open source, ci sono 1800 versioni di Telegram, qualsiasi persona può modificarla, il codice è visibile. Quindi è modificabile, ci sono 1000 versioni, bla bla, ci sono quelle più leggere, quelle più pesanti, quelle che supportano videochiamate, che non le supportano, bla bla bla. Gruppi, per esempio, se vai a fare un gruppo per contenere molte più persone, ci sono i canali, che sono una cosa intelligente, ovvero gruppi in cui le persone si iscrivono, in cui però nessuno può scrivere a esclusione dell'admin. Quindi se una persona deve dire una cosa, se sono un gruppo di 1500 persone unite insieme perché giocano a Super Mario, c'è il gruppo in cui le persone parlano di Super Mario e c'è il canale in cui la persona che gestisce il canale ti dice è uscito questo gioco di Super Mario senza che il messaggio venga sommerso da altri 25.000 e nessuno lo leggerà mai. Altre cose che qui Telegram è meglio di WhatsApp, ciao, Ci sono le vecchie faccine di WhatsApp, quelle che piacevano a tutti, e ci sono tutte, sono anche aumentate rispetto a quelle che c'erano su WhatsApp, cioè ci sono gli sticker. Che sono cose magiche, tipo faccine, ma a tema. Quindi potete trovare a tema Steven Universe, Rick e Morty, Disney, Breaking Bad, me. In descrizione ci siamo. Le impostazioni dove puoi veramente impostare le cose come vuoi, non come WhatsApp. Cioè, tu hai le impostazioni e vuoi impostare il colore dello sfondo della casella di testo della chat, puoi farlo, puoi impostare la grandezza del carattere, puoi impostare il stile di carattere, puoi impostare il font, puoi impostare qualsiasi cosa, è personalizzabile. E tutto questo, ripeto, pesa la metà di WhatsApp. Ricordate che Telegram ha tutto quello che ha WhatsApp, ok? Non manca nulla, c'è Tranne le tutto. storie. Tra l'altro, oltre ad avere tutto di WhatsApp, non vi serve necessariamente il numero di telefono di una persona, vi basta la mail oppure il vero nome, se quella persona dà il permesso. Esattamente, altrimenti diventerebbe un po' stalking. Però se tu dai il permesso posso benissimo trovarti senza il nome. Infatti, in effetti è abbastanza superato il fatto di nome di telefono. C'è anche gente famosa su Telegram e potete cercarla. Puoi inviare i file, le immagini. Le immagini, questo è importantissimo, i Telegram secondo me non sono compressi. Cioè, tu puoi inviare le immagini come su WhatsApp, l'immagine del cazzo, però puoi inviare anche l'immagine come l'immagine vera, col vero peso effettivo, senza che si comprima e perda tutta la qualità, perché le immagini su WhatsApp hanno una qualità di merda. Prova a stampare un'immagine arrivata su WhatsApp, fa schifo. Su Telegram puoi scegliere se inviarla per farla vedere su telefono o se inviarla come file che potrebbe servirti per stamparlo, bla bla bla. Su Telegram ci sono i bot su cui puoi fare qualsiasi cosa, poi Puoi guadagnare soldi, anche Bitcoin, puoi ok? guadagnare soldi, esattamente. Poi ci sono anche i giochi, ci sono i giochi su Telegram, ci sono, cioè, qualsiasi cosa. C'è un bot per gli spoiler, per fare in modo che quando tu mandi un messaggio che contiene spoiler su una certa serie, arriva un messaggio speciale che deve essere aperto per essere visto e che avvisa chiunque riceva il messaggio che quel messaggio contiene spoiler, in modo che nei gruppi si possa parlare anche di cose spoilerose senza dover far spoiler a nessuno. Si possono fare gli audio come sugli iPhone, cioè senza tener premuto il dito tutto il tempo. E oltre agli audio ci sono i video, video leggerissimi, esattamente come quelli degli audio, dove voi potete far vedere anche la vostra faccia, registrare tutto quanto senza che si salvi un video sul telefono o altro del genere, proprio come se fosse un audio. E un'altra cosa, gente si lamenta che diciamo che ha senso, però la gente si lamenta e dice Telegram è meno utile perché ce l'ha meno gente. Ma con questo ragionamento nessuno scarica Telegram, quindi Telegram non si usa. Il principio è scaricare Telegram, così la gente ti può scrivere su Telegram e così la gente scarica Telegram. Se nessuno dice ma gli altri non lo usano, quindi non lo uso, è ovvio che nessuno lo usa. Per questo sto facendo questo video, per dirvi usate Telegram. È semplicissimo, funziona esattamente come WhatsApp, non dovete imparare a usare nulla di nuovo, ma può fare un trilione di cose in più con un decimo del peso. Puoi scaricare musica, puoi ascoltare musica, puoi scaricare film, puoi guardare film, puoi fare qualsiasi cosa principalmente. C'è pure un bot che ti insulta. Cioè, tu vai lì e gli dici chi insultare e lui ti insulta in modi originali. Questa persona non serve a niente, però è No, serve, divertente. inventa degli insulti specifici per fare in modo che se tu dovessi insultare qualcuno ti basta dire chi devi insultare e lui manda gli insulti al posto tuo, ma insulti che stoccano a volte. Non ti guarda i numeri dalla rubrica, ma ti guarda i numeri da qualsiasi dispositivo connesso. In modo che se tu
cancelli i numeri della SIM o cancelli tutte le mail, cambi mail, così tu hai tutti i contatti. Io i contatti che avevo nel 2012, dopo che ho mandato 12 telefoni, io ce li ho. Ah sì, le chat segrete. Oh cazzo. Le chat segrete sono molto comode se fate cose illegali o cose non molto carine o cose non immorali, diciamo immorali, perché sono segrete nel vero senso della parola, nel senso che sono crittografate con una vera crittografia, però puoi anche mettere l'autodistruzione dei messaggi dopo un tot di tempo, anche di 3 secondi volendo. Cioè, quindi, oltre ai messaggi che si autodistruggono, potete impedire alla gente di fare gli screen alla vostra chat. Sì. Cioè, non lo fa quasi nessuno perché comunque serve il permesso e il consenso da parte di tutti e due. Però si può fare. Se dovete parlare male di una vostra amica e non volete che la vostra amica, prendendo in mano il cellulare, scopra che avete parlato male di lei, potete farlo con le chat segrete e fare in modo che si autodistrugga non appena lei tocca il telefono. Una cosa che io non ho capito perché tutte le applicazioni non lo fanno, ma potete mettere la password all'applicazione, che è una cosa ovvia, ma che tu devi scaricarti una terza applicazione dallo store per farlo, di solito, perché non so perché non si può fare, ma puoi mettere una password. Trovate Telegram in descrizione e anche i miei sticker. E scaricate Telegram, così più persone ce l'hanno e è una cosa bella, ve l'assicuro, vi giuro che è una cosa bella. Sì.